Un proverbio giapponese dice: l'incontro fra le persone è dove tutto ha inizio. Ed è proprio dall'amicizia tra il cuoco giapponese Roberto Okabe ed il calciatore Clarence Seedorf che nel 2004 prende il via il Fingers Garden. L'obiettivo è di essere il miglior ristorante di cucina giapponese creativa di Milano. Roberto Okabe nasce in Brasile. Da bambino ama giocare a calcio senza scarpe. I suoi genitori sono giapponesi. Okabe, grandissimo tifoso interista nel 97 insieme con Ronaldo, arriva in Italia. Tecnica giapponese, creatività brasiliana, prodotti italiani di altissima qualità. Tre continenti uniti in una persona. Nel passato Gracco l'ha addirittura definito il miglior cuoco a Milano. Amici, la curiosità è l'essenza vitale dell'apprendimento. Oggi, con una mente aperta, proviamo questo ristorante molto speciale e vi facciamo sapere quanto abbiamo goduto e quanto abbiamo speso. Ciao ragazzi, un saluto da Italo Deutsch. Allora Giano, oggi siamo nel ristorante di un giocatore che ha vinto solo quattro Champions League, proprio. Quattro Champions League, Robetta, che ha giocato nell'Inter. Ha giocato anche nel Milan, soprattutto nel Milan. Nel Real Madrid. Io oggi sono molto curioso, sì? Perché onestamente da Zanetti sapevo che ci fosse la carne buonissima, no? Gli argentini sono molto bravi a fare la carne. Da Lautaro Martinez mi aspettavo altrettanto ristorante italo-argentino, invece oggi Luca cosa ci aspetta qui? Giappo-brasiliana. Sono, allora, io ho grande stima per il Giappone. Ecco, il Giappone qui abbiamo due i gusti, sono gusti ragazzi, un grandissimo estimatore Giappone della cucina giapponese, uno che magari è un po' dubbioso sulla cucina giapponese, diciamo che non è il mio forte, però questa, diciamo, unione cucine giapponese e brasiliana mi intriga tantissimo e chissà, magari troverò il piatto che fa per me. Vediamo, magari Seedorf ti fa cambiare idea. Dai, andiamo a provare. Chissà. In questi ristoranti si paga anche per la location. E questo autentico giardino zen, in cui in estate si può anche mangiare all'aperto, mi ha trasmesso subito un'atmosfera di calma, di serenità. È stato meraviglioso provare quel senso di incanto nel giardino giapponese, come se, nonostante avessi appena camminato per le strade trafficate di Milano, mi trovassi improvvisamente catapultato in Giappone. La cosa bella, anche se piove, è possibile godersi il giardino poiché il ristorante offre la possibilità di mangiare in una piccola casa di vetro. Ovviamente il pesce si sposa perfettamente con il vino bianco, ma la scelta del vino l'abbiamo delegata al nostro amico e sommelier Dario. Allora, il vino che abbiamo scelto oggi è il vitigno del Greco. Il Greco è il vitigno più antico del mondo. Esiste già dal VI-VII secolo avanti Cristo in Grecia, poi è stato importato in varie parti d'Europa e in particolar modo attecchito nella nostra Campania. E poi questo vitigno ha dato origine al Greco di Tufo, che è il vino che stiamo bevendo stasera. Tufo, che è un comune in provincia di Avellino. E il Greco di Tufo, quindi, che stiamo bevendo stasera, è da considerare il papà di tutti i vini, quindi stiamo bevendo il vino più antico del mondo. Il papà dei vini, tanta roba. Sono rimasto colpito dalla vasta selezione di vini nel menù, che comprendeva vini provenienti da tutte le 20 regioni italiane. Giano, io c'ho un problema, Giano. Partiamo subito con un problema. Io non le so usare. Proprio dilettante. Dilettantissimo, proprio. Più dilettante di me in un ristorante giapponese non c'è nessuno. Quindi chiedevo le posate, mi dispiace. Beh, Luca, sicuramente non si definisce un intenditore di cucina giapponese. E il sushi, parlando in generale, non fa parte del suo cibo preferito. Però anche lui ha trovato un piatto che gli è piaciuto tantissimo. Ricciola freschissima servita con yuzu, un frutto giapponese difficile da trovare nei nostri supermercati. Un frutto che unisce il profumo del limone, mandarino, del pompelmo, conferendo un gusto davvero unico. Inoltre in questo carpaccio davvero delizioso, erba cipollina, sesamo in salsa ponzu e il tocco del centro Sud America, i jalapenos. Personalmente sono una persona che ama sperimentare e non esiste un cibo che io non sia disposto a provarlo almeno una volta. Questo è il motivo per cui ho scelto di optare per il menù completo, in modo da lasciarmi sorprendere da questa bellissima esperienza culinaria. A me ha fatto soprattutto impazzire il sushi con uovo di quaglia. Questo uovo ha un gusto molto più
delicato, direi un gusto addirittura leggermente erbaceo. Tutto ciò servito su un conchiaio con salmone e uova di salmone. Le uova di salmone le avevo assaggiate la prima volta nel ristorante di Gattuso e sono rimasto davvero stupito per questa esplosione di sapori. Parlando nel frattempo con diversi esperti di pesce, ho sentito diverse volte che il caviale, che è buonissimo senza dubbio, ma in relazione al prezzo altissimo è un po' sopravvalutato, perché anche le uova di salmone sono davvero buone e costano molto di meno. Inoltre mi hanno spiegato, per gustare veramente il sushi devi mangiarlo con un singolo boccone. Mamma mia, che buono che è stato. Un altro piatto che ci ha tutti stupiti, la tampura, mangiata centinaia di volte in tantissimi ristoranti di sushi, ma mai così buona. Croccantissimo questo fiore di zucca. Tempura servita con questo sale delizioso al tè verde. Questo tocco di freschezza del tè verde ha reso la tempura, che aveva già per sé un impasto leggero, ancora più leggera. Sono sincero con voi, all'inizio quando ho ordinato il menù degustazione ho avuto un po' di paura. Spesso in questi ristoranti di alto livello nel menù degustazione ti portano tantissime porzioni piccole che sono buonissime, ma alla fine esci ancora con parecchia fame. Invece qui devo dire, le porzioni sono state talmente abbondanti che quasi quasi non sono riuscito a mangiare tutto. Inoltre mi è piaciuto molto che nel ristorante abbiano saputo rivisitare i piatti giapponesi mantenendo l'80% di tradizione, senza esagerare, poiché credo che la tradizione sia la base fondamentale. E questo, come ci hanno spiegato, è proprio voluto dal proprietario. Una rivisitazione con piccoli elementi sudamericani, senza però esagerare, senza snaturare la cucina giapponese. Riguardanti il dessert, mi è piaciuto che il cameriere sia venuto da noi per mostrarci proprio dal vivo dei esempi dei dolci della serata. Vederli con i propri occhi è sempre diverso, come legge la descrizione nel menù. Alcuni dolci italiani rivisitati con alcuni frutti sudamericani. Il mio dolce invece era già compreso nel menù e questa cremina sembrava la neve, leggerissima, perfetta per concludere il mio menù. E nonostante i tantissimi piatti, sì, sono uscito sazio, ma la cosa bella, per nulla appesantito. Il cibo giapponese è davvero bello leggero. Abbiamo concluso con liquore e caffè e adesso vi facciamo sentire il nostro feedback. Allora Giano, sì, mangiata veramente clamorosa, e lo dico da profano, lo dico da uno che fino a oggi, insomma, è sempre stato scettico sulla cucina orientale, giapponese in particolare. Sono entrato qui sperando, perché io, ragazzi, lo dico, non sono un amante del sushi. Sono venuto qui sperando di trovare piatti alternativi al sushi che mi potessero piacere. Adesso ti sei innamorato, no, del sushi? No, li ho trovati alla grande, li ho trovati alla ragazzi, grande. Ragazzi, adesso sono sincero con voi, non è adesso per fare un po' di show. Luca già giorni prima mi scriveva, ero mi preoccupato. Già, non ho paura di questo no, ristorante. Paura, no, paura, ah, dai, dai, no, paura no, però tanto sapevo, non è la prima volta che vado in un ristorante giapponese e non è la prima volta che esco che non sono soddisfatto, perché tante volte magari si fanno le mangiate in comitiva con gli amici e cosa fai? Quello che dice no, io non vengo, se tutti vanno vai anche tu. E non è la prima volta che vado in un ristorante giapponese ed esco non soddisfatto. Oggi veramente ho trovato piatti che mi sono piaciuti un casino. Ragazzi, questa è una bellissima cosa, cioè se una persona che finora non amava per nulla il sushi, cibo giapponese, esce totalmente soddisfatta, è assolutamente un complimento per questo ristorante. Io invece, avendo anche la ragazza asiatica, mangio... Ah, è questione di gusti, Giano. Io amo in generale il cibo giapponese, mi piace molto e ne ho mangiato tantissimo, e vi dico, questo ristorante è veramente di qualità. Adesso non lo dico per dire, vi giuro, è veramente speciale, una cura dei dettagli e soprattutto cibo, salse dosate, no? Perché il problema spesso anche un po' nella cucina asiatica, soprattutto quella del sud-est, è che esagerano, mettono troppi zuccheri, troppo peperoncino, mettono troppo sapori troppo forti. Invece qui è stato tutto dosato, fatto con amore, fatto con precisione per il dettaglio. Io sono uscito veramente soddisfatto a livello di prezzo. Luca, adesso facciamo vedere il scontrino finale. Pensavo molto di più per la qualità che abbiamo mangiato. Abbiamo preso anche due bottiglie di vino. Quindi. Due bottiglie di vino, certo, è un prezzo molto alto se adesso paragoniamo con sushi, vabbè, che c'è. Sì. Però ragazzi, è una cucina diversa qui. È una cucina
molto innovativa, creativa, molto dettagliata, perciò secondo me per una serata, quante ore siamo stati? 3 ore, no? Siamo stati parecchio. Io esco dal di qui che forse il sushi continuerà a non piacermi, continuerà a non essere la mia pietanza preferita, ma finalmente ho trovato un ristorante giapponese, un ristorante nippo-brasiliano, dove se non ti piace il sushi, come nel mio caso, puoi trovare piatti di altissima qualità, alternativi al sushi, buonissimi. Top.